dire, un altro genio assoluto che ha cambiato la storia. Pensa che lui si è affidato a Witteveen. Witteveen ha inventato il due tempi, cioè inventato, ha applicato al due tempi la valvola rotante, come era l'equazione dei nostri tempi, invece delle valvole sulle luci di apertura e scarico, sul cilindro, quindi sul carter. Oh, questa soluzione ha portato le Aprilia a battere ogni record, ogni cosa. Cioè, ha mandato a casa la Honda, la Yamaha, la Suzuki, la Quegli Kawasaki. anni non c'era per nessuno, No, no, le in quel senso. AF ufficiali erano le moto. Poi ha dovuto mettersi, la Honda ha convinto la Dorna a mandarli via, e l'unica maniera è sostituire la 250 con un monomotore di serie. Altrimenti sarebbe continuato ancora. No, avrebbero dovuto fare investimenti che non ritenevano opportuni, perché quello era il range delle moto, 125 e 2 metri dell'Aprilia, ma la Honda, Yamaha, Suzuki hanno una gamma fino a 1000, pazzesca. Pensa alle Superbike Aprilia col bicilindrico. Quando è nato anche il progetto lì, incredibile, Meraviglioso, pazzesco. meraviglioso. Capite? Quindi un Lui nonostante altro genio vero assoluto. è la verdà, è Motoguzzi, è il progetto Ecco, Superbike. Cavolo, che no, il personaggio. MotoGP, mandare a casa i giapponesi, ragazzi, Incredibile. non è, cioè i guidotti li senti nominare, no? Giacomo, Francesco, sono i due team manager, uno dell'HRC che lavora per Cecchinello e l'altro della Pramac. Sì, ma sono figli del leggendario uomo che ha vinto i 50 titoli a capo del reparto corse Aprilia, era Fabrizio Guidotti, Figli capito? d'arte. Figli d'arte, bravo, figli d'arte, una storia incredibile. Questi erano i personaggi che hanno cambiato la storia In vera. Italia ne abbiamo Ne avuti vuoi un parecchio. Vai, altro? vai, vai, vai. Tedesco, si chiama Herbert Diess. Chi è? Non lo sa nessuno. È un signore che venne nominato dal board a capo di BMW Motorrad. Vabbè. Ci chiama tutti in Sudafrica, dice: presento un nuovo CS. Sai che divertimento. Una cassapanca a 250 kg, 80 cavalli. No, Esatto, non è che lascia perdere. Lui arriva, si presenta sul palco con una tanica molto grande e ci chiama, mi chiama a me, prova a alzare. Dio, accidenti, ma che roba è? 30 litri. Ah, e non altro, prova. Ma che ne direste se io mi presento una moto stasera che ha 30 kg in meno e 30 cavalli in più? Che pazzo! è stato l'anno che ha presentato poi la moto. Che ha iniziato lui a cambiare radicalmente la storia della BMW, iniziando dai GS che sono passati a un peso umano e una potenza accettabile, a un peso decisamente concorrenziale e una potenza ora notevolissima. E poi dice: io ragazzi non mi accontento, BMW deve avere un 4 cilindri e sfidare i giapponesi sul loro terreno. Noi lo guardammo, guardi che la BMW non ha mai corso, nella sua storia ha vinto dei mondiali sidecar, ma non ha mai corso, cioè boh, è sicuro che non rovina e perde tutti quelli che invece vogliono queste moto belle, comode, indistruttibili, che non cambiano il prezzo quando le acquisti, mantengono una Che GS quotazione. è vero. E lui, sì, sono sicuro, ci chiamò a Portimao delinquente e ci presentò l'S1000RR a Portimao.
ci ha fatto diventare pazzi, perché portiamo la pista più bella del mondo. E l'S1000RR era una cosa che noi all'epoca non ci immaginavamo. Perché poi guarda, tecnologicamente era avanzatissima, telemetria sotto la sella, da poter sbaglio aveva anche la possibilità per chi acquistava la moto di avere il kit, lavorarla con il computer, fare già una prima telemetria, acquisizione dati, elaborarli, ma soprattutto aveva 10, 15, 18 cavalli rispetto a ogni avversario. Poi dopo ha obbligato con la frusta tutti i giapponesi, ma quando nacque, e quindi Herbert Diess è stato l'uomo che ha cambiato il volto e la storia. Sfortunato. Ci è mancato poco. Sfortunato. Herbert Diess adesso è... Vai. È il capomondo del gruppo Volkswagen. Ah sì? Certo, perché uno così in Germania non è che... Cioè, ha cambiato la storia BMW. Vieni. E lo misero a capo di non so che cosa in Audi. E poi ora è il capomondo della Volkswagen. Proprietaria di Audi, Audi, Porsche, Lamborghini, Ducati, bravo. Capito questo Herbert Diess, personaggio strazio. E come tutti i geni, alla Castiglione, alla Beggio, alla Seceronda, umile, tranquillo, cene stupende a parlare di moto, di sogni, di cose. Capito? Una cosa. C'è la gente che per noi è marziana, però alla fine. Sì. Gente... Lui è. Peggio com'era fuori dal lavoro? Sì, una persona amabilissima, amabilissima. Non dovevi trovarlo quando era al lavoro perché era una bestia. Andavano a disquisire ogni dettaglio delle moto anche quando erano già deliberate. Mentre fuori ma amabilissimo, gentilissimo e soprattutto, ti ripeto, una persona con la quale chiacchieravi di moto, di cose, di arte, un appassionato profondamente di arte, di cose bellissime. C'è poco, sì. E quindi questi sono stati forse i personaggi più influenti, iconici nella storia. Allora, in Ducati, i grandi uomini, sai da che li riconosci? Te lo dico facilmente. Sei un grande manager, un grande uomo quando ti metti a scegliere dei collaboratori super. Cioè il grande manager non si sceglie gli yes men, i lecchini, si sceglie i grandi personaggi. Bravo! Castiglione che fece? Prese Bordi. Ingegnere giovane, in gamba, rampante. Sì, il Dream Team lo fai anche con figo, parlava benissimo tutte le lingue e gli disse: ma perché non si fa debuttare qualcosa di buffo con la Ducati nella Superbike? E Bordi diceva: sì, abbiamo dei Panta e dei Trapiccoli ad aria, due valvole, ma che fai? Dice: inventati. Lui si mise alla scrivania e prese lo schema dell'ingegner Taglioni, altro personaggio leggendario, quello a L, e poi iniziò a fare ok ad acqua, ok quattro valvole e carburatori, via, doppia iniezione elettronica, accensione elettronica, ok, abbiamo inventato un motore pazzesco. Durato, il motore che è durato di più una storia. La L disegnata da Bordi è stata poi ripresa da Domenicali, che ora è l'amministratore la D di Ducati, ma insomma l'artefice della grande rivoluzione è stato Bordi. Incredibile. Poi ci volevano anche, vedi, personaggi come Castiglioni che spronasse, portasse a delle cose pazzesche, perché cioè, poi alla fine se, è vero, devi avere dei personaggi. Ma è cioè, però c'è della gente se, anche un po' fuori di te, cioè nel senso sì, che sì, ma se Beggio non avesse scelto Fabrizio Guidotti a capo della piramide del reparto corse Aprilia, non avrebbe vinto nulla, capito? Solo un matto come Guidotti
riusciva a dialogare con Witteveen, un altro matto, Pernath, Witteveen, Guidotti, hanno fatto una corazzata che ha massacrato il mondiale per 10 anni di più, perché li vincevano dappertutto, poi hanno iniziato a vincere nel Supermotard, dappertutto hanno vinto, Bernat capito? ne ha levati parecchi, bravini. Devo dire che Sì, cioè, ci no, sono c'era quella di piazzaroni. scuola, c'era quella di scuola, no, te Anche lui è un uscivi personaggio. dalla Sport Production e ci voleva poco. Te chi sei? Valentino Rossi, Sport Production, dai, vieni, Dimmi quando uscire. vai, vai, tra due. E lui faceva una cosa intelligente, riprendeva, Biagi, ok, andiamo. Lui non era che è stato partefice del progetto Gilera, no? Lui veniva dalla Gilera Motocross, era il vice di Nichi Bianchi, che era i grandi artefici del ritorno di Gilera nel motocross. C'era questo Witteveen, infatti, che aveva inventato anche lì un motore due tempi Gilera pazzesco, un bicilindrico addirittura, che andava talmente forte che cambiarono il regolamento e misero monocilindrico. Però non avevamo ancora il pilota giusto, perché le Gilera erano dei missili, andavano fortissimo. Però erano lì. E quindi sì, venne via e Beggio, che era intelligente, prese Pernath, Witteveen, di là prese Fabrizio, che era motocross, beta, eccetera, eccetera, e fece questo Dream Team. La fregatura è che non avevano il 500, quindi prendevano, vincevano il titolo mondiale 105 in 2,5, E poi non c'è la e salita. poi dovevano lasciarli andare i vari Valentini, Max, Poggiali, Sakata e chi ti pare, che hanno vinto Poi magari titoli. stavano bene con Saprilia, cioè magari venivano trattati, Ma io no. tutti stavano divinamente bene. È che dopo dovevi andare a cercare altre cose, perché il 500 stava arrivando come una corazzata Castiglione con questa Cagiva, ma al momento in cui fece questa moto la più bella, la più veloce, la più fantastica, aveva finito i rubinetti. E quindi un periodo Sì, lui forse niente se avesse avuto male. le possibilità, gli Lui si... andava avanti, era il momento in cui vinceva, bastonava tutti i giapponesi in 500, perché le ultime, te l'ho detto prima, nessuno lo sa, ma quando lui disse no, basta, chiudiamo il progetto, la moto fermò lo sviluppo l'anno prima, rimase a correre un anno, vinse con Lawson e poi si ritirò e lui se la mise in Salotto. salotto. Prima del Mugello mi chiamò, dice Giovanni, ma io ho la moto in salotto, possibile non si riesce a fare una wild card al Mugello fatta bene? Dico, Claudio, aspetta un attimo, perché c'è Chili, testa matta, Cili testa matta. sì, testa matta, era uno che si alzava il giro prima, ultimo giro, non c'era la bandiera a scacchi, ultimo giro lui si alzava, festeggiava. Gli altri lo ringraziavano e andava via. La gara dopo rimaneva due giri in più, gli dovevano sparare per fermarlo. Fermarlo. Era così, era una leggenda. Una gara è rimasto in carena tutta la gara, quando l'hanno levato al box e portarlo al podio, mi si è accavallata la spina dorsale. Portatemi subito all'ospedale. È rimasto così. Insomma, un tipo Chili, pazzesco, pazzesco. E Chili, che era a piedi, correva con la Supermono Ducati per tenersi un po' in allenamento, Dio boh, subito. Si va al Mugello, lui piglia i suoi temi meccanici, la Cagiva, che aveva in salotto, la porta al Mugello. Moto ferma di Da un sviluppo da anno, moto da moto da due salotto anni moto da da salotto. salotto, 2 anni ferma di sviluppo, un anno che era in salotto, Mugello quarta, quinta, sesta gara, quindi così.
Chiri fa il record primo turno, il venerdì il secondo turno, e il sabato il terzo turno. Poi la Honda non può fare un affronto così. Misero una moto sperimentale, si dice con iniezione ad acqua, su Shinichito e Duan, che riuscirono a mettersi in mezzo questo Chiri con questa cagiva. Chiri parte primo, sta due giri primo, poi si distrae, fa un dritto, rientra e arrivò sesto, Ce le facendo credo. il record della gara. Le carte le avevamo tutte. Chiri è un altro personaggio pazzesco. Castiglioni, tutto quello che ha dato nelle gare, ha cercato poi di portarlo anche nelle sue moto Allora, stradali, in perché Superbike, lui era incredibile. subito, in 500, meno, perché lui già stava dedicandosi molto alla Ducati, non c'è la cagiva, faceva moto 125, Sì, Slamito 2,5, c'era. capito, non era ancora così. Sulla Superbike subito, lui la moto da gara e la vendeva dopo l'anno dopo, senza problemi, nulla, ma reale, cioè diamo le valvole, pistone a 104, lo compravi l'anno dopo. E anche lì poi è ricominciata, anche il giapponese fa la stessa cosa. Non così, Non così, perché il però regolamento a lui gli permetteva di omologare tipo 250 moto, ai giapponesi 5.000, e quindi insomma era un po'. Poi il giapponese come mentalità non venderà mai una moto a un cliente che per le prestazioni potrebbe rompersi. è La Ducati vero, non è gliene vero. frega nulla se gli esplode un motore, lo Tanto cambiano. l'appassionato la ricompra. Esatto, la ricompra subito. Quindi no, il Sì, sono giapponese, molto più metodici, più guai precisi. la È come i caschi, vita. viene fuori il casco nuovo solo se è meglio di quello vecchio. Bravo. Noi invece eravamo un pochino più dai, eh? No, no. E quindi insomma loro hanno avuto questo periodo pazzesco di fulgore, ma dove potevano partecipare Merloni con la Benelli, la Mondial Piega, le Bimota, tantissime, Fogarty con la Foggy Petronas, Cavolo, è vero, quando ma fanno tutti i capito? team manager Cioè, avete un fanno impazzire. mondiale, incredibile mondiale, che poi non è vero, perché anche in 500 c'era dei matti, Patton, È Pattoni, vero, è vero, è vero. Fuzzi Librenti, la Librenti e San Venero, la San Venero, che tentavano di combattere contro i giapponesi. Però era un periodo dove ci si poteva cimentare, capito? Te Sì, ne beh, dico. c'era dell'estro, c'era No, della c'era la voglia di possibilità vivere, c'era la voglia di che fare. l'innamorato di Certo. moto, quello pazzo come Roberto Gallina, come Gresini, tanti innamorati di moto, Cecchinello e tanti altri, potevano entrare nel mondo delle competizioni senza dannarsi e magari tentare con un suo prototipo fatto in garage, Sì. fatto in casa, capito? Era una cosa meravigliosa. Te ne dico una peggio? Vai, tanto ormai. Quello che ha rovinato il vero motociclismo è stato il leasing. Chiedimi, e in che senso? Vai. È semplice. Come, sì? Come giudicavano i piloti prima? Facile. Gallina vinceva il mondiale, l'anno dopo gli davano la moto nuova e lui poteva vendere le quattro moto che aveva a prezzi elevatissimi, ne dava un super team che aveva le moto ufficiali di Gallina dell'anno prima, ma poteva anche poi rivenderle alla fine dell'anno a un team di serie Ancora B, inferiore, che poi sì. le vendeva a un team di serie C che faceva l'italiano, per cui c'erano 10 francesi, 10 belgi, 10 tedeschi di tutti i tipi qui a destra e i migliori di ogni nazione
venivano fuori, ma perché c'erano delle Suzuki vecchie sgangherate e se ti facevi il tempo vuol dire che eri un manico vero, capito? Quando i giapponesi hanno detto no, non sono più di proprietà vostre, finito, i campionati nazionali non sono più esistiti perché le moto venivano ritirate, non c'era più moto da Gran Premio in circolazione e tutti i campionati nazionali... Li prendevi solo con l'easing le moto? No, quindi. Solo con la Superbike. Ok. Certo, perché, e che ti dà 3 milioni di euro per pagare una moto all'easing per fare l'italiano, capito? La tessera. Prego attendere, validazione in corso. Va bene. Tirare la tessera. Sì. Tessera. Pausa. Arrivederci. Ciao. Ciao ragazzi, finiamo questa giornata meravigliosa con... Meravigliosa. Abbiamo raccontato un sacco di aneddoti, un sacco di cose che non si possono dire. Quello sì. Quelle cose. E c'è anche lui da dire qualcosa. E abbiamo scoperto curiosità su piloti meravigliose, gente spettacolare che ha fatto la storia del motociclismo. Io che mi sono sciroppato questi 50 anni in sella, mi ritengo un privilegiato, un fortunato, perché ho tutte le ossa rotte, ho la schiena sbriciolata, la mano riattaccata, la mano riattaccata e tante altre cose così, però insomma abbiamo perso per strada un sacco di amici. La moto non è propriamente un oggetto semplice da gestire, perché te ti puoi fidare perfettamente di te, della tua moto, ma ci sono gli altri. Già. Ci sono gli altri. Quindi io potrei dirvi un paio di consigli imparati da piloti veri e da gente che va in moto che devono essere presi alla lettera. Gli incidenti più gravi avvengono nei primi 600 metri. Cioè esci da casa, vai dal tabaccaio, trovi la vecchina che gira e sei spacciato. Allora, quando si parte, per qualunque cosa si debba fare in moto su due ruote, casco integrale, no scodelle, non nulla, solo integrale, guanti, giubbotto di pelle e stivali. Dice ma sei scemo, ma d'està, non me ne frega niente. Paraschiena sempre, paraschiena esatto, sempre, cioè, paraschiena cioè, sempre. La moto è pericolosa, ma se uno cerca di evitare gli esiti di una fase problematica o sfortunata, cioè una caduta, un incidente, intanto si è messo sicurezza. Esatto. Si salva le mani, si salva i piedi, si salva un sacco di cose, la schiena e la testa con un casco integrale. Questa è una raccomandazione assoluta da fare a tutti voi. E poi sfogarsi in pista e andare tranquilli per strada, ormai c'è troppe macchine fotografiche, c'è troppi citrulli. A miei tempi c'era le vecchine con l'NSU Prince, che voi non sapete neanche cosa siano, che erano il terrore dei motociclisti, e ora c'è le neopatentate con la Smart, che devi tenere lontanissime perché si truccano. Telefonino, in versione ho sbagliato strada, in versione U, e ti trovi. No, la moto è quindi mi raccomando, la moto è uno zen mentale, è bellissima, perché è una fabbrica di emozioni pazzesche, niente al mondo dalle emozioni di una moto, però gestirle con intelligenza, sempre, è uno zen mentale, quindi mai mettersi in moto se uno ha bevuto anche un goccio, mai mettersi in moto se stanco. Uno, esatto, stanco, mai mettersi in moto, io pensate che mi sono fermato delle volte perché avevo una canzoncina in testa di una pubblicità, sembra scemo. Distrazione. Ma dice, no, mi fermo, prendo un caffè, deve uscire dalla testa, perché te in moto devi avere la testa sgombra e concentrarti su quello e anche prendere il ritmo e godertela, però devi essere che bere, che fumare, che no, lucidità, no, concentrazione, esatto, vero, assolutamente. Assoluta, vieni a salutare, dai, saluta anche te, facciamo salutare. Belfagor, saluta, vai, ciao a tutti, sono Belfagor, veramente una cosa meravigliosa, insomma la moto è una cosa meravigliosa. Assolutamente. C'è poco da dire. Sì. Ti ringraziamo, Giulio, è stata una giornata stupenda. Grazie a voi, siamo fatti un viaggio
di 600 chilometri, dai, è stata una passeggiata. Ci rivedremo In sicuramente in viaggio con qualche Dipillo, stai bene, stai Dipillo tranquillo, on the com'è? road abbiamo fatto, Esatto, ci quindi. rivedremo sicuramente alla prossima occasione. Assolutamente. Ciao a tutti.